Croce d'Altissimo per noi trentini è un po' una parete che ce l'abbiamo nel cuore, no? Di conseguenza il grande alpinismo negli anni che ho iniziato io ad arrampicare si misurava proprio sul Croce d'Altissimo. È una parete molto bella, molto particolare, molto tra l'altro da non assolutamente mai sottovalutare per nessun motivo. Una grandissima parete a portata di mano, diciamo. Io ho vissuto a Bolzano per tanti anni. Quindi diciamo che era relativamente a portata di mano. Il giorno successivo c'è stata una schiarita e ho visto in fondo la parete immensa, che è proprio quella del Croce dell'Altissimo, che io non conoscevo. Abbiamo vissuto su questa montagna una sorta di esperienza di big walk, così, non strana, perché non abbiamo potuto per varie ragioni viaggiare per il mondo o quant'altro, però quella parete per noi è stata, diciamo così, il tempio del grande alpinismo. Insomma. E arriva un passo successivo, e questo passo successivo era abbastanza normale affrontarlo sul Croce dell'Altissimo, questa grande parete. Impegnativa anche da questo punto di vista tecnico, ma facile come approccio. Ma si andava a arrampicare in Paganella. Dalla Paganella si vedeva il Brenta, ah che bello che sarebbe, ah che bello che sarebbe. E poi più basso dalla Paganella, in quota, vedi via il Croce dell'Altissimo con questa parete enorme. Alta 1000 metri e larga 2000 metri più o meno, con dietri, camini, fessure, pilastri. È piena di storia, perché essendo anche una parete fatta un po' a fisarmonica, perché ha queste quinte, questi pilastri, non è liscia come la marmolada, no? Per dire, ha immagazzinato la possibilità di fare tanti itinerari. Mi hanno sempre attirato e quindi con grande allenamento mi sono dedicato e sono riuscito a farle. Ne sapevo il nome, l'avevo sentito, però un po' quasi la snobbavo, no? Perché sapevo che la sua cima non era altissima, in cima c'erano i mughi, c'erano le piante, per cui non mi sembrava un ambiente degno di attenzione. E mi sono reso conto che è una delle più grandi pareti delle Dolomiti, anche se la quota non è eccessiva, insomma. È un calcare particolare, è un calcare slavato, e difficile da arrampicare, le vie sono lunghe, ci sono intere sezioni che sono, essendo di bassa quota, ricoperte di erba e terra. Abbiamo proprio una sorta di sintesi di tutte le fasi storiche, dai primordi agli anni 30, agli anni 40, agli anni 70, agli anni 80, e diciamo così, andrebbe preservata questa parete, non banalizzata, anche se è difficile, perché è una parete talmente impegnativa che è difficile renderla, diciamo così, ludica. Erano delle esperienze di avventura nuove, diverse, che non avevamo ancora fatto, e quindi questo entusiasmo che andava a sfociare su questa parete poi ci dava l'opportunità di aggiungere nuovi gradini e programmare altre cose, insomma, era comunque un'opportunità di costruire esperienze sulle quali costruivamo altre esperienze. Ti rendi conto che i tiri di corda si susseguono e prima di arrivare fuori, insomma, devi pazientare, ecco, e devi impegnarti, insomma. La cosa strana della parete sul Croce dell'Altissimo è che dal 95 che non succede più niente. Anche un giovane alpinista di oggi, preparato, super preparato, se si vuole, con attrezzatura moderna, non può esimersi dal non passare da quelle parti. Un po' fuori da quelle vie che si usano spesso ci sono opportunità ancora, tuttavia non tutti hanno la voglia di andare 5 ore all'attacco. È stata un po' dimenticata questa parete, forse perché l'alpinismo è cambiato, negli anni 90 l'alpinismo è cambiato, è diventato più un alpinismo di gioco, di divertimento che non di avventura vera e propria, e quindi questa tipologia di pareti dove il gioco e il divertimento veniva lasciato in secondo piano perché la roccia non sempre è bella, la parete non sempre è pulita,
la parete è molto lunga e molto alta, e quindi non è una cosa che si può fare, si può prendere alla leggera in giornata tranquillamente. Questo ha un po' frenato, secondo me, chiamiamoli, i giochi dell'alpinismo degli ultimi anni. Le vie sull'altissimo sono delle rogne, sono degli ingaggi forti. E non vedo più gente che abbia voglia di ingaggiare lotte del tipo cross dell'altissimo. C'è sempre qualcuno che vede dove altri non hanno visto. Bisogna vedere con occhi un po' differenti o nuovi e trovare dei nuovi orizzonti. Secondo me verrà riscoperta questa parete, sicuramente verrà riscoperta, verrà, perché ha ancora un mucchio di possibilità, lo dicono tutti quelli che la conoscono bene, e verranno fatti degli itinerari sicuramente di ordine estremo e molto molto tecnici. Ho pensato ad Alessandro Gogna quale conduttore, giornalista di montagna, guida alpina, accademico, e molto competente, a quale ho chiesto se era disponibile a condurre la serata, e così iniziata a novembre, a telefonate, a preparare un programma di massima, e questo è stato il risultato che questa sera avete visto, insomma, con grossa soddisfazione, devo dire la verità. Un certo Angelo Di Bona, di Cortina, no? Nato nel 1879, le ha risolte tutte qua. Facendo un gran piacere a tutta Pia.